Grazie Monica. Due parole perché penso che quando vent'anni fa pensavo di trovarmi qui davanti a tante persone a parlare di prevenzione, che ho fatto come una mission, perché penso che tutto quello che noi pensiamo, mangiamo, beviamo, respiriamo condiziona sicuramente la nostra vita, ma ci dimentichiamo spesso che arriviamo troppo tardi. E quando si arriva troppo tardi poi dice ma dobbiamo prevenire, no? Si parla di prevenzione. Allora mi chiedo, qual è la differenza tra le persone che comunque mangiano bene, fanno uno stile di vita meraviglioso, pensano, hanno pensieri di amore e poi però vanno incontro alla malattia, tra quelle magari che fanno, no? Qual è la vera differenza? Penso che oggi potrebbero nascere, no? Potranno nascere delle belle novità, delle belle informazioni, delle belle possibilità anche di confronto su questo. E allora vi non rubo molto tempo, vi lascio questo video, perché poi alle 17, se rimanete, facciamo un workshop di approfondimento su tutte queste tematiche, anche sui protocolli, con l'aiuto anche del professor Biava. Se ci parte la presentazione. Di chi è il computer? Non va sto computer qua. Non va il computer. Non va proprio il computer. Ah. Non male va. Allora vi lascio con questo video, naturalmente non c'è l'audio. E fa vedere quanto siano indispensabili i mitocondri per la nostra vita. Non c'è l'audio. Il tecnico c'è un tecnico in sala con una. Peccato, perché era carino. Magari lo riproiettiamo dopo. Dopo lo riproiettiamo. Comunque i nostri mitocondri sono gli indispensabili per la nostra vita, se noi gli togliamo l'energia. Come dice, la musica è finita. Questo è un video bellissimo della Fondazione di Medicina Mitocondriale inglese, che vi consiglio di andare a visitare, dove mette in relazione tutte le patologie legate a una disfunzione mitocondriale, soprattutto congenita. E quindi quanto sia importante la salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Oggi quando parliamo di salute, di prevenzione, è sempre più difficile trasmettere questo concetto a chi poi alla fine non sa che quello che fa condiziona pesantemente la salute del futuro delle generazioni. Lo vedremo oggi col professor Burgio sull'epigenetica, la professoressa Borsa che parlerà proprio allo specifico del ruolo epigenetico, di quanto questo possa danneggiare lo stile di vita, sì, ma anche proprio quello che viene trasmesso dalle madri alle future generazioni.
Quando parliamo di prevenzione, dobbiamo rendersi conto questo: i nuovi casi del tumore maligno, 371.000 nel 2019, 196.000 uomini, 175.000 donne. E questo cosa può provocare i tumori? Certo, si parla di esposizione a sostanze tossiche, di stile di vita, di alterazioni genetiche, di infezioni. E la fonte è ufficiale. L'AIOM. Allora, quando parliamo di vera prevenzione, quando parliamo di, diciamo, la vita è urgente, il DNA non è il destino, come sapete, dobbiamo pensare che tutto questo condiziona sì la salute, ma senza un'attivazione mitocondriale ottimale c'è poco da fare. Allora dobbiamo ripristinare i livelli di ossigeno prima di tutto, intervenire a livello di ipossia, lo vedremo nei relatori, che ci seguiranno. Ecco, però quando parliamo di prevenzione, diciamo prevenire meglio curare, dobbiamo prevenire qua. Donne e uomini prima del concepimento. La vera prevenzione bisogna farla qui. Perché cellule sane si moltiplicano in maniera sana, si differenziano in maniera sana e mettiamo al mondo bambini più sani. Questo è un concetto fondamentale che dovrebbe essere trasmesso. E quando uno dice, quando è che smetti di fumare? È quando mi accorgo di rimanere incinta. No? Se vuoi un bambino non devi fumare, c'è poco da fare. E poi vedremo quanto tutto interferisce a livello fetale, in distruttori endocrini, in particolare lo disperso. Pensate, 500.000 bambini morti in modo prematuro solo in Europa. Primo posto l'Italia per tutto l'inquinamento. Questo è un documento bellissimo che vi consiglio di andare a leggere, Senato della Repubblica, dove l'effetto dell'inquinamento sull'incidenza di tumori, malformazioni neonatali e dell'epigenetica del Senato della Repubblica. Esce ogni anno questo documento ufficiale. Sì, parliamo di cibo spazzatura, certo, ma dobbiamo capire che prima di tutto l'inquinamento sta pesantemente condizionando la nostra salute perché non respiriamo più come 100-200 anni fa. Questa è la situazione. Poi la ciliegina sulla torta sono i campi elettromagnetici, i danni dei campi elettromagnetici che ormai sono una vera e propria pandemia, perché tra quelli che si dividono fanno bene e quell'altro che si dividono fanno male. Io un bambino non lo farei addormentare col cellulare vicino al cervello, ecco, con la musichetta, o no? Siete d'accordo, sì o no? Però questo, ancora oggi, la prima cosa oggi che si regala al battesimo, al battesimo, l'iPad, 50x50, il bambino non ci vede ancora, però quello lo deve avere, no? Guardate cosa accade. Viviamo in quel modo e dormiamo in questo modo, quindi i danni sono veramente da brividi che possiamo fare alle future generazioni. Allora l'ambiente agisce sui geni sicuramente, siamo qui per condividere insieme, grazie ai professionisti che ci seguiranno, che dobbiamo diventare più saggi, non più intelligenti. Saggi evitano i problemi, non risolvere i problemi. Quando poi una persona, sai, ho trovato la miglior cura per il tumore, complimenti, certo, importantissimo, ma quanta sofferenza per quel tumore a livello familiare, personale, alla vita, quanta sofferenza. Perché non possiamo lavorare insieme per la vera prevenzione, non per la cura? Perché no? Le cure, i diagnosi di malattie, ormai sappiamo che i marker per trovare un malato. Alcune cure, alcune funzionano, altre no, per curare certe malattie, per fortuna. Però dovremmo evitare la sofferenza. Ed ecco allora il ruolo dell'epigenetica, e l'unico sistema, cosa che possiamo fare è rafforzare il nostro sistema immunitario a livello cellulare, perché tutte le patologie iniziano dalle cellule, dove vivono le cellule. Allora, l'uomo ha l'età dei suoi mitocondri, ve lo dicevo prima, ricordatevi che la disfunzione mitocondriale porta a tutte le malattie, come ci insegna quel video che vi ho fatto vedere prima. E poi il microbiota, e dice, no, tutto parte dal microbiota. Attenzione,
che gli studi stanno andando su un senso che anche il microbiota parte da una disfunzione mitocondriale e quindi l'origine di moltissime malattie. Allora eccoci qua insieme per ricaricare le batterie, prevenire il passaggio delle varie disfunzioni mitocondriali anche nell'infertilità. Quindi dobbiamo ragionare su questi termini e poi arrivare a un fatto. Tutti i fattori che interferiscono nella nostra salute oggi possono essere mappati e allora possiamo fare prevenzione. E poi il ruolo fondamentale di un fattore, l'amore per la nostra vita, perché senza di quello non possiamo andare da nessuna parte. Grazie di cuore. E buon lavoro a tutti.